Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con Dilettanti per dire. Sono finiti praticamente tutti i campionati, tempo di playoff in prima categoria, seconda e terza, ma nonostante questo, noi andiamo avanti con la trasmissione. Poi abbiamo in serbo alcune sorprese che vi spiegheremo più avanti. Sono con noi per parlare di un'altra grande stagione che lo ha visto trionfare. Sono un amico, Ersil Plumbay. Ciao Ersil. Buonasera Daniele, buonasera a tutti gli spettatori. Quindi missione compiuta, domani sei andato ad Arzignano a gennaio, 15 presenze, 6 gol, hai contribuito in maniera importante a una pagina storica per questa società. Sì, per come è iniziata la stagione, devo dire che sono contento alla fine, perché alla Pro non avevo giocato tanto, anzi, avevo fatto una presenza, avevo voglia di riscatto. Ho fatto un passo indietro perché ho capito che magari su facevo un po' più fatica e poi sono tornato in Serie D, una società dove aveva voglia di vincere. Ho portato la mia mentalità, la mia voglia di vincere, la mia ambizione e alla fine ci siamo riusciti tutti insieme. Poi farò un parallelismo con un giocatore straordinario, forse il numero uno al mondo, ma poi ti spiego il perché. Insieme a Ersil c'è Matteo Sera. Ciao Matteo. Ciao Daniele, buonasera a Ecco, tutti. insomma, si è chiusa una parentesi importante per te con Baveno, che ha scelto, no, di andare con Rino Molle, rinunciando di fatto alla lunga militanza con Pier Guido Pissardo, di cui tu sei stato uno strettissimo collaboratore quest'anno. Sì, un'esperienza positiva e si conclude, si è conclusa positivamente anche da un punto di vista di risultato, però io sono amico di Baveno e ho i miei ragazzi che giocano lì, quindi ci sarà continuità sicuramente per quanto riguarda. Allora, il parallelismo che volevo fare con Ersil, poi lo chiedo anche a te, è questo. A noi ci sono i fan di Emilio Ronaldo o Emilio Messi, no? Lui è un giocatore che si è costruito, no? Nel corso di questi anni. Insomma, l'istinto del gol ce l'ha sempre avuto, però io lo seguo spesso anche sui social. Il lavoro che fa d'estate specifico lo ha portato a crescere tanto a livello fisico. Si può dire che ti sei costruito questa carriera, no? E nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro o 5 euro qualche anno fa, a parte i tuoi grandi estimatori, come possono essere Vittorio Bellosta, nuovo, tra virgolette, presidente dell'Omegna, o lo stesso Marco Mellano, no? Penso che tu, se guardi indietro a 5 anni fa, avevi un obiettivo ben chiaro in testa e lo hai raggiunto. Cioè, la dimostrazione che ci vuole talento, ci vuole, ovviamente tu sei un attaccante senso del gol, però sì, ci si può anche costruire un percorso. Sì, no, ma sono d'accordo con le tue parole, perché comunque penso che un giocatore deve capire i suoi limiti e deve capire cosa può fare meglio. Quindi io ho capito che devo crescere fisicamente, devo crescere mentalmente, era quello che mi mancava. Ovviamente poi nel calcio ci vuole anche la fortuna, però la soddisfazione più grande secondo me è quando tu sei un esempio magari per i ragazzi più giovani, perché ce l'hai fatta ad arrivare in un obiettivo dove gli altri non credevano in te, e questa è la dimostrazione più grande che tu puoi avere verso gli altri. Quindi Io ho visto la gabbia, no? La famosa gabbia d'estate con 40 gradi, lo legano e lui tira questi pesi sulla schiena, per l'esercizio per la schiena, per le gambe. Insomma, c'è su YouTube, questa. sì, no, ma io ogni estate finisco la stagione, mi alleno sempre. Perché comunque voglio arrivare alla preparazione ad essere pronto a non avere infortuni. Infatti, negli ultimi anni la mia forza, tra virgolette, è stata quella di non avere pochi infortuni, perché arrivo che sto sempre bene. Quindi, secondo me, è fondamentale curare il proprio fisico, curare l'alimentazione, anche in queste categorie. Perché mi capita spesso di parlare con ragazzi della mia età che magari quando ci parlo gli dico delle cose e mi dicono: no, ma tu sei molto fissato, sei. In realtà, secondo me, il nostro lavoro è questo e bisogna fare al meglio. Quindi, cioè, bisogna curare tutti i dettagli sempre, in qualsiasi categoria. Matteo. Eh beh, direi che io l'ho conosciuto personalmente 10 minuti fa e si vede subito la carica, la fame, che sono quelle che nello sport, non solo nel calcio, ma nello sport ti fanno arrivare. E quando si vedono gli esempi dei giocatori che magari navigano nella Serie D, nella Lega Pro, magari ancora giovani, qualcuno poi che alla fine della carriera conta anche presenza in Viena, ci cioè arriva con una squadra perché vincono i campionati, c'è. Cioè, e cosa fanno di più? Questi ci credono di sicuro e fanno tutto quello che è corretto fare per raggiungere un obiettivo, che non Poi vuol dire
Chiaro che ci sono dei sacrifici, no? Però c'è anche un corrispettivo. Anche l'umiltà, lui ha detto una cosa importante prima, no? Ho preferito fare un passo indietro perché mi sono reso conto che probabilmente in questo momento il mio valore non mi consente di essere protagonista o di giocare dei minuti importanti in Lega Pro. Anche questo è una dimostrazione di intelligenza. Adesso sembra che tutto sia dovuto, Matteo, sembra che uno può, per la regola degli under nelle categorie inferiori che ti consentono di giocare minuti importanti a dispetto anche dei santi. Sì, queste regole hanno consentito, consentono di giochicchiare, io dico, perché poi il giovane meritevole delle 30 presenze è probabilmente un giovane che le avrebbe fatte ugualmente anche se non ci fosse stata la regola, ed è probabilmente un giovane che, diventando sempre meno giovane, ma continuerà a giocare, mentre gli obblighi un po' lasciano il tempo che trovano, nel senso che poi, finita l'età, il ragazzo che non è convinto, non ha la carica, la fame agonistica, sportiva, positiva, poi si perde. Poi parleremo anche di mercato, no? Con le notizie che sono arrivate negli ultimi giorni, nelle ultime ore, con la panchina del Verbania, con questa separazione che avevamo annunciato già 2 settimane fa noi sul nostro sito da Frino, che personalmente non mi ha sorpresa, perché che qualcosa non quadrasse era una sensazione abbastanza diffusa. Erzi, l'anno scorso quando sei venuto ti avevo chiesto che differenza c'era tra il girone A e il girone B, tu mi avevi detto il girone B è più tecnico, quest'anno hai militato addirittura in un altro girone. Come ti sei, che sensazioni, che impressioni hai ricavato? Ho trovato un girone, secondo me, che a livello economico ha una base molto importante. Nel nord-est, quindi insomma... Però a livello di struttura, a livello di organizzazione, che devono migliorare tanto, perché ho notato questa grande differenza che c'è tra il girone B, ma anche il girone A e il girone C, secondo me loro devono migliorare proprio su questo aspetto. L'impressione, no, nei 9 gironi di Serie D è che quello e quello dove c'erano, quello toscano, forse a livello qualitativo voi non avevate delle big dentro, no? Cioè, ci sono stati dei gironi con 3, 4, 5 super squadre, nel girone A, nel girone B, nel girone A, insomma, a parte l'Eco ha fatto storia, se però nel girone B, nel girone D stesso, insomma, anche Cesena ha fatto fatica perché ha vinto l'ultima giornata contro un ottimo Materica. Sì, no, sicuramente il nostro girone non è stato uno dei gironi tostissimi, cioè diciamoci le cose chiaro, perché non avevamo una big, non avevamo né Mantova, non avevamo Como, non avevamo la Pergolettese, non avevamo il Modena, quindi, però vincere è sempre difficile, questo è, anche se non avevamo la big, secondo me è uno dei gironi magari un po' meno tosti, però vincere è sempre difficile, quindi c'è questa differenza qua che, non avendo una big, tante più squadre hanno possibilità di vincere il campionato, come è stato comunque fino alla fine, perché noi fino alla fine non sapevamo se vincevamo un campionato, lo poteva vincere il Feltre, lo poteva vincere l'Adriese, quindi eravamo 3 squadre che potevano vincere il campionato fino alla penultima giornata. Cosa ha fatto la differenza quando hai capito che l'avreste vinto? Ma penso che la differenza l'ha fatta la mentalità nel girone di ritorno, perché eravamo compatti, cioè scendevamo in campo, sapevamo cosa dovevamo fare, eravamo organizzati, eravamo convinti di noi stessi, quindi ogni partita vincevamo, ma eravamo consapevoli di quello che dovevamo fare, quindi penso che nel girone di ritorno abbiamo fatto un girone di ritorno uno dei più importanti in Italia, perché abbiamo perso una partita, 2 pareggi e tutte le altre vinte. Ecco, è la dimostrazione, poi lo chiedo anche a Matteo, che anche dei piccoli comuni, comunque anche se a livello economico quella è una zona molto florida e molto ricca, possono arrivare in Lega Pro, cioè, quindi può anche essere un esempio per altre realtà, no? Sì, ma quello che ho notato io, che comunque ho trovato una società ambiziosa prima di tutto, che è quello che conta, una società molto solida economicamente, che ha fatto la squadra l'anno scorso, perché l'anno scorso ad Arzignano ha vinto la finale dei playoff e quest'anno ha giocato il campionato per vincere, quindi era un progetto a lungo termine. E penso che i progetti a lungo termine sono la cosa migliore, perché se tu fai le cose fatte bene, alla lunga poi vinci. Quindi secondo me è stata questa la differenza. Matteo, poi spesso si parla di pozioni magiche, di chissà quali segreti, poi l'ha detto Ersid, programmazione, cioè cosa che nel calcio, ai noi, da tutti i livelli, dalla Serie A fino alla terza categoria, è sempre più difficile trovare. E chi riesce a programmare poi vince.
Un po' come prima per quanto riguarda la motivazione per il singolo giocatore, per la base di assetto societario e di istruzione poi degli allenatori di tutto l'impianto tecnico, la parte di programmazione e di organizzazione fatta in un certo modo fa certamente la differenza. Dicevi prima nelle zone est, nord-est, ma non solo, e noi qua che siamo un po' costretti geograficamente, e questo chiamerebbe a raccolta una organizzazione, una collaborazione più Che condivisa non è, per che non c'è, rinforzarsi, purtroppo. che è difficile creare, no? Perché poi i campanilismi, i derby, insomma, sono anche il bello del calcio, un'essenza del calcio quello. Però, sai, un conto è essere limitrofi la zona, non so, dell'Interland di Milano, di Torino, dove ci sono tanti giocatori, tante possibilità, poche distanze. E qui è il contrario, quindi bisogna farsi forza con altre virtù, E possibilmente. trovare queste virtù. Ma poi quello che ho notato io in quelle zone lì, che veramente, per dirti, un Arzignano, 25.000 abitanti, ci sono 230 sponsor, che gli imprenditori si aiutano tra di loro, cioè aiutano la squadra della città. Quindi è quella proprio la differenza che ho notato a livello imprenditoriale. Cioè è una cosa incredibile, 230 sponsor sono un numero incredibile. Certo, spaventoso, Sì, però perché solo 1.000 euro a 230 sponsor testa. che mettono 1.000 euro fanno Sei 236.000 euro, la già stagione un non dico che è ottimo già pagata, ma punto. quasi, perché poi ce n'è qualcuno che ne mette un pochettino di Sì, più. sì. C'è anche un verbanese all'Arzignano, Sì. il Luca buon Panzani, Panzani. che qualche volta abbiamo viaggiato insieme, che lo portavo dall'Arzignano a Novara e poi lui veniva su a Si è Verbagno. comportato benino, dai. Sì. Bravo ragazzo. Sì, molto, molto bene. Fatto anche bene, secondo L'anno scorso aveva giocato 2 anni fa a Borgaro, insomma, me. è un Aveva ragazzo. giocato a Inverun l'anno scorso. 2 anni fa a Borgaro, se non ricordo male. A No? Verbagno era 2 anni fa. Verbania, no? Sì, no, c'è l'altro di Verbagno che ha giocato a Borgaro, che adesso mi sfugge. Ma non Tutamanti. No, no, Tittamanti no, no, no. C'era un altro che aveva giocato a Borgaro e aveva fatto anche gol contro la Juve Domo, se non ricordo male, sai, 2 anni fa. Allo spareggio contro la No, no, nello Juve Domo. spareggio no, ma nella partita giocata a Borgaro aveva fatto gol lui al 110%, o il cross o il gol. Ma chi ha Mamma mia. giocato anche a Verbania, non di Sì, sì, Verbania? sì, Ma sì. chi era, Pinelli? No? No, 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 no. Non era un ragazzo di Verbagna, proprio un ragazzo di Di Verbagna, Verbania? che adesso mi sfugge il nome. Anch'io, io non ho mai saputo Adesso, questa cosa. vabbè, quando mi sfuggono le cose mi arrabbio un pochettino. Non posso neanche mandare pubblicità, perché oggi è la più corta, per verificare chi sia. Mi tocca dirlo lunedì prossimo, se non mi viene un guizzo di memoria in questo istante. Anche un flash sulla Lega Pro, no? Ti chiedo, mentre noi ci vediamo le immagini relative a uno dei playoff di ieri con la vittoria della Triestina che sogna il ritorno in Serie B, ti chiedo questo: hai giocato questo campionato? Come gira la tua esperienza a Busto Arsizio? Anche se ho giocato poco, sono sincero, è stata un'esperienza positivissima, perché ho imparato tanto. Non per forza, quando un giocatore non gioca, vuol dire che non deve imparare, perché comunque mi è servito a livello di mentalità, mi è servito crescere, guardare il calcio più in alto, farmi vedere comunque la differenza, le categorie esistono per un motivo. Non perché uno dice io posso giocare in Serie A, posso giocare in Serie B, no, non è vero, perché se ci sono le categorie, il motivo c'è. Ognuno di noi ha dei limiti, quindi può giocare in certe categorie. E quest'anno mi è servito proprio questo, per capire come mai c'è questa differenza nelle categorie. Ho trovato la differenza nel ritmo, nella velocità di pensiero, nella velocità di palla. Ci sono tanti fattori dove vanno a incidere, che comunque la differenza tra Lega Pro e Serie D c'è. Ti chiedo questo: ti aspettavi questa ottima stagione comunque dei tuoi compagni, ex compagni della propria patria? Alla fine della fiera sono arrivati ai playoff e hanno fatto molto meglio di altre realtà più blasonate, come poteva essere il Novara, che era partito con altri obiettivi. Intanto io mi auguro che per esempio il Pisa possa tornare in Serie B, perché lo merita. Ieri, insomma, un altro scoglio superato. Adesso ricordiamo che ci sono quattro squadre e due di queste andranno in Serie B. No, sinceramente non è stata una sorpresa, perché ho trovato una squadra con una mentalità incredibile. Non ho mai visto una squadra con una mentalità del genere. Anche l'allenatore, nonostante io abbia giocato poco e comunque mi abbia fatto giocare poco,
mi ha trasmesso una mentalità da vincente, da di non mollare mai, di mi ha insegnato tanto, quindi non è stata una sorpresa perché ho trovato un gruppo veramente forte, quindi secondo me ha fatto una grandissima stagione. Ecco, tu sei di Novara, no? Sì. Dietro il banco ci è andato il Novara per la gestione della stagione, per quello che è stato fatto, per le promesse disattese dal punto di vista tecnico, no? Nel senso che Novara in tanti davano come possibile favorita, o quantomeno che potesse arrivare fino alla fine. In realtà ha fatto un solo giro di playoff dopo una stagione assolutamente deludente. Cosa deve cambiare Novara per programmare, no? Torniamo al discorso di programmare una stagione diversa. Ma io penso che i campionati non li vinci con i nomi. Devi fare una programmazione con giovani, magari, con giovani che hanno fame, hanno voglia di arrivare, hanno voglia di vincere. Penso che quello fa la differenza, perché se prendi i nomi, a lunga non ne viene fuori. E penso che il limite nel Novara quest'anno sia stato quello, perché noi siamo andati a Novara, abbiamo vinto 1-0. L'ho vista la partita. Ma correvamo tutti, avevamo voglia tutti di vincere, quelli che stavano fuori, quelli che stavano dentro. Quindi penso che la differenza sia stata in quello. Matteo, invece, l'abbiamo detto tante volte, grande prima parte di stagione per il Gozzano e seconda parte di stagione, forse perché condizionata dalla salvezza di fatto già acquisita con le penalizzazioni, da rivedere, no? Il che ha portato la società, non c'è ancora nulla di ufficiale, però insomma è un po' il segreto di Pulcinella, a separarsi da Antonio Soda. Qualcuno parla anche di un possibile ritorno di Gardano sulla panchina del Gozzano, lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Però anche lì Gozzano, credo che a proposito di programmazione per il prossimo anno, e lo avrà fatto la società, debba capire dove intervenire, come intervenire, perché insomma il girone di ritorno è stato un segnale, no, in vista della stagione 2019-2020. Tutti dicono che arrivare è difficile, ma confermarsi ancora di più. Chiaro, Gozzano è una piazza, come parlavamo prima, con, adesso non so il numero di abitanti esatto, ma presso poco penso possa essere molto meno ancora. 6.000-7.000 abitanti. Quindi c'è dietro, sì, c'è il Corno, 5.000 abitanti. C'è dietro a Gozzano una famiglia importantissima che sta facendo la fortuna, insomma, delle fortune sportive che sono avvenute lì. Ora una Lega Pro è un campionato importante, e sento che ci sono degli accordi, forse anche per un settore giovanile, insomma mi sembra si prosegue con i lavori di questo campo, che sembra, certo. Si spera si possa arrivare a giocare in casa, anche perché forse ho letto che la deroga dura soltanto un anno, quindi devono giocare lì per forza. Adesso anche il nuovo sindaco Godio ha assicurato che quei lavori che mancavano verranno comunque messi a bilancio e realizzati da qui all'estate, quindi che al 100% il Gozzano la prima partita della stagione 2019-2020 di Coppa la giocherà allo stadio d'Albertas. Indubbiamente. Anche se Cominoli dietro fa calma. Indubbiamente quest'anno i punti per salvarsi necessari erano meno, vuoi come è andata tutta la stagione. Però nella logica di farne di più, chiaro che qualche cosa in più devi fare. Il fatto di giocare in casa tua, penso che al di là del pubblico che per la Lega Pro, le 300 persone che vanno a Gozzano non sono, non è che spostano gli equilibri, però giocare a casa tua è un'altra cosa, avere un'appartenenza. Quest'anno il mister comunque ha risultato raggiunto, no? Quindi poi saluta con onore di sicuro. Chi possa, io non conosco le dinamiche della Lega Pro e quindi non ho idea di chi possa. Mi è sembrato una gestione tecnica che conosceva la Lega Pro e che l'ha portata a Gozzano, questo si è visto da fuori. Certamente. Prima di tornare anche a chiedere un pronostico a tutte e due sulle quattro che adesso sono lì a giocarsi a Serie B, poi mi dimentico, hai fatto un riferimento al settore giovanile, no? Si parla anche tanto di settore giovanile, per esempio del Baveno, di altre realtà. Io sento sempre questa parola, no? Lavoriamo bene con i giovani, i risultati sono lusinghieri, non del Baveno, a 360 gradi, cioè tutte le società sportive si riempiono un po' la bocca della parola lavoriamo con i giovani. Com'è il bilancio del settore? Verissimo, ma del bilancio del settore giovanile del Baveno, io al di là dell'incrocio di pareri con Roby prima,
nel dettaglio tecnico poi al massimo sarà un responsabile tecnico che ve lo potrà dire. Anche qui, visto da spettatore ma da vicino, perché le squadre le conosco, le ho viste allenare, le ho viste giocare, penso che si possa parlare di un'annata comunque discretamente positiva per il Baveno. Si è persa certo un regionale, mi sembra, con i risultati di ieri, però probabilmente con la Juniore, se non avessimo avuto problematiche di prima squadra a cavallo del girone d'andata e del girone di ritorno, forse la Juniore si avrebbe potuto guadagnarla una posizione. Però non so, ad esempio anche i 2002, che l'anno scorso sono stati campioni regionali, su cui erano un po' accesi i fari anche del pubblico di Baveno, della società, cioè, al di là del piazzamento finale, adesso non so se sono arrivati i quinti o qualcosa del genere. Io ho visto delle partite, le ho visti giocare, ho visto comunque un'annata positiva dei ragazzi. Quindi io credo che oggi Baveno, ad oggi, fino ad adesso, abbia espresso in questi ultimissimi anni di quello che c'è nella nostra zona il meglio, insomma. Poi è chiaro che c'è del meglio magari in un'annata a Domodossola, in un'annata a Verbania, in delle individualità in varie squadre, però questo è un po' il... Parliamo delle differenze, no? Tra i gironi e tra Piemonte e Lombardia. La sensazione mia è che, per esempio, in Lombardia e magari in Veneto lavorino meglio sui settori giovanili. Cioè, non è che la sensazione mia, io non voglio ripetere le stesse cose, che qualcuno si arrabbia, però se da questo territorio in 20 anni sono usciti 3, 4, 5 giocatori che giocano in Serie D, non in Serie A, lo ripeto, in Serie D, qualche domanda chi gestisce i settori giovanili, chi li allena, dovrebbe farsela. Io penso così. C'è anche questa differenza? Io penso che proprio è frutto anche di strutture migliori, secondo me. Cioè, da quello che ho visto, parlo sempre per esperienza personale, perché... Però da quello che ho visto io, ho visto società molto organizzate a livello di strutture, a livello di allenatori, di base soprattutto. Quindi penso che se tu inizi a lavorare già da piccoli, è normale che poi in Lombardia ogni anno ne escono di più. Io non mi ricordo chi è che è stato qui ospite, forse 2 o 3 settimane fa, ha detto: è chiaro che se poi facciamo fare l'allenatore del settore giovanile a un postino o un panettiere, con tutto il rispetto per il postino e il panettiere, che faranno il bene il loro lavoro, il postino e il panettiere. Tu sai, questa è una cosa che ne abbiamo parlato anche, nel senso, tu vai a portare tuo figlio in piscina, c'è il maestro di nuoto, vai a portarlo a arti marziali, c'è la cintura nera. Fino a qualche anno fa, io credo che questo negli ultimissimi anni comunque sia migliorato, vuoi per le regole della federazione riguardo agli allenatori di base, alle certifiche, eccetera, però questo si è migliorato. Fino a qualche anno fa capitava che c'era il genitore. Infatti, Dio. Ripeto, non è un caso che non esca mai mezzo allenatore, nel VCO. La crisi del calcio italiano è anche dovuta a questo. Cioè, adesso, giustamente, come dici tu, sono cambiate le regole, finalmente sono necessarie per le società delle attestazioni che certificano che mio figlio non è che lo porto a giocare a pallone e io insegno a giocare a pallone mia moglie, altrimenti sta a casa certo. E va a giocare a Baveno, a Domodossola, a Verbania, Baveno, a Omegna. Baveno perché ero Baveno, però dare continuità all'attuale annata di Baveno, continuando a, se devi sostituire mister con altri mister qualificati e continuare in questo percorso, credo che negli anni potrà portare qualche giocatore in più a vedere il professionismo. Rimane una problematica, io credo che non soltanto legata allo sport, il nostro ambiente è un po' isolato. Scusami, di Arzignano o della zona di Arzignano, quanti giocavano? Ma quest'anno ne avevamo 3 o 4 che erano lì. Ma io ti faccio anche l'esempio che l'anno scorso, che è l'esempio lampante, 2 giocavano titolari. L'esempio lampante, quello che ti posso fare, è della Virtus Bergamo, che penso sia una delle società migliori in Italia, stiamo parlando di Serie D, perché ha sempre vinto campionati nazionali, che a livello di organizzazioni giovanili è uno dei migliori in Italia. Cioè, c'è dietro un'organizzazione con i pulmini che li vanno a prendere a casa, con i campi, con gli allenatori che sono preparati, c'è tutto. Infatti tutti gli anni, l'anno scorso ne avevamo 14 in prima squadra. Cosa ti dico? Sei a Bergamo, c'è l'Atalanta davanti, sei in città. Sì, sai, però contano l'Atalanta davanti può essere anche uno svantaggio, perché quelli più bravi vanno all'Atalanta. Sì. No, però, facciamo un esempio: Piemonte, che comunque è una società di Serie D, Virtus Bergamo, pian piano sta superando l'Albino Leffe, che è una società professionistica. Cioè, tutti gli anni loro puntano sempre sui giovani. C'è Pontisola lì vicino. Pontisola, in Piemonte c'è il Chieri. Penso
si possa cioè, sì, fare no, però, un paragone, no? Più o meno. Certo, però il discorso è che se tu, ripeto, per andare a giocare in Serie D devi pregare di trovare non un giocatore di settore giovanile, ma un giocatore della zona. Verbania non posso fare la Serie D, sì, poi ci sono le regole degli under e qualche under ce l'avrà, no? Chiaramente, della sua juniores o qua. Ma quanti giocatori di Serie D del VCO o del Novarese possono giocare? Poi sono anche okay. Poverini sono lì che il bilancio, il budget, è certo. Lo stesso succede anche a Novara, Daniele. Anche Novara non è forse addirittura peggio, perché quindi, tu vai a vedere l'eccellenza, sono rimaste due società a Novara. Se tu guardi promozione eccellenza, comunque quanti giocatori fanno chilometri? Certo. Tantissimi, nella nostra realtà, in quella del Biellese. Certo, che è, ripeto, probabilmente in Lombardia, questa è la grande differenza in questo preciso momento storico tra il Piemonte, il nostro territorio ed altre società di Serie D. Ripeto, non è che stiamo parlando di società che fa la Serie C o la Serie B, stiamo parlando di pari società e ci sono dei progetti completamente diversi. Se tu hai seminato bene, raccogli bene. Se tu hai seminato male o non hai seminato bene, non solo il campo fa schifo, no? No, bisognerebbe consolidarsi in quel campionato, l'abitudine alle categorie, no? Se tu arrivi su e con tanti sforzi ci arrivi e poi non c'è allora la forza di restarci o comunque succede che non ci resti, ricominci da capo. Dunque, prima di aprire questo discorso relativo al Verbania, ero in debito delle favorite. Chi è che sale in Serie B delle quattro che sono rimaste? Secondo me Piacenza, Triestina. Il mio Pisa no, io le ho viste perché le seguo, quindi però Piacenza, Triestina mi sono piaciute tanto. Anche Pisa, sono sincero, può essere un 50-50. Perché adesso fanno il nuovo sorteggio, no? No, adesso c'è Triestina-Pisa, se non sbaglio, e Piacenza-Trapani. Piacenza-Trapani sono d'accordo anch'io che è Piacenza di Riffo di Raffa, anche perché a Trapani non si capisce la storia societaria, c'è il sindaco che ha chiamato, ha fatto l'assemblea al campo con questo presidente che c'è, non c'è la proprietà, boh, non si capisce. Il Pisa, insomma, io tifo il Pisa, anche la Triestina mi farebbe piacere, è una società. Sono sincero, io sono neutrale, quindi chissà, però... A me piacciono le piazze passionali, quindi forza Pisa, insomma, che porta 10.000... 15.000 in casa e 2-3.000 in trasferta, quindi io sono un po' tifoso di quelle piazze particolari. Tra l'altro ieri bel messaggio a Trapani, perché si parla sempre di tifosi, di ultras, di botte, ieri nel derby siciliano tra Trapani e Catania le due società, le due tifoserie sono gemellate, sì. E hanno visto in tutti i settori dello stadio insieme la partita, cioè in curva del Trapani c'erano i tifosi del Catania, in curva del Catania c'erano i tifosi del Trapani, insomma. Però in campo un po' meno, Daniele, sì. Perché sono stati tre espulsi per il Catania, visto, quindi... Ho visto, in campo un po' meno, sugli spalti bene, però in campo ho visto... perché vedi che ogni tanto l'esempio dovrebbe arrivare dai giocatori sì. E non arriva. Progetto Verbania, tu hai parlato di progetto, adesso Frino ha salutato, se n'è andato, ha levato il disturbo prima lui, che magari lo costringessero o lo esonerassero, no? Quindi anche in questo ha dimostrato... di essere comunque una persona con le palle, no, Frino, che poi può essere simpatico a qualcuno e meno simpatico ad altri, però in questo anno e mezzo secondo me ha dimostrato di essere una persona con dei principi, ecco, dei principi morali importanti. Ha detto, cos'è? Ho vinto il campionato, non mi ha chiamato nessuno nell'ultimo mese, e dico va bene, me ne vado, non è che sto qui a dispetto dei santi, ha detto, non rimango in paradiso a dispetto dei santi, ha usato questa frase nella lettera che trovate anche sul nostro sito. Ha avuto coraggio. Assolutamente, stavo dicendo scelta. Poi scusami, io ho sentito la società, ho chiesto una replica, poi è arrivato un comunicato, vabbè, però diciamo che la società forse non si aspettava questa mossa così perentoria, questa lettera di Frino. Scelta certamente rispettabile e coraggiosa, io direi. Oltre che sotto il profilo umano, davanti c'è una vetrina con un'annata ricchissima di risultati e quindi tanti complimenti, certamente alla squadra, ma a chi la guida, comunque è chi la guida, quindi certamente complimenti. Forse anch'io questa sensazione che hai tu, nel senso che si aspettava ancora qualche giorno, non lo so, nel senso che non mi sembra che sia la dell'allenatore della Juve, della società. Non è che guarda, adesso Sarri! Sarri o Guardiola? Mario a Pep. Pep per il Verbania, non sarebbe male.
No, perché insomma è stata un po' gestita non benissimo, secondo me, questa. Allora, che non fossero tutte rose e fiori, lo chiedo a Matteo, e poi ho un commento anche a Diersi da lontano, lo si era capito anche quando era venuto qui Pedretti, perché Pedretti dice, ok, ho riportato insieme ad altri Verbania in Serie D, me ne vado. È la mia ultima domanda, ma c'è qualche attrito? No, però, lui ha risposto, no, però. È chiaro che qualche cosina all'interno della società, delle fazioni, oppure delle visioni, no, fazioni non è bello, delle visioni diverse, c'erano e ci sono. Forse Frino era legato maggiormente a Luigi Pedretti e la scelta anche di farsi da parte è strettamente legata anche al fatto che lo stesso Pedretti abbia fatto questa mossa un mese fa, però credo che lui si aspettasse di essere confermato. Di esserlo anche nei termini ufficiali. Ma il presidente Pedretti tante volte ha fatto delle scelte anche per stimolare, no? Per provocare lo stimolo, perché sappiamo quanto possa voler bene alla piazza di Verbania. Chiaro, da spettatore certo che non è lineare l'avvicinamento alla Serie D, però altre settimane di passione, questo è il discorso. Io credo che stiano... Cioè, quando è arrivato qua Ersit, cosa ci ha detto? Al microfono spenti a me, a Cominoli, ha chiesto, ma Verbania fa una stagione normale, Serie D quest'anno? E la nostra risposta è stata, speriamo, ma insomma, i presupposti... Cioè, Le stagioni sportive non sono ancora terminate, no? Quindi si dice sempre che poi il mercato inizia quando finisce l'ultima partita. Però adesso tu parti, forse ti avvicini a Serie D, se con l'allenatore che ha vinto, che se n'è andato, ha dato dimissioni in maniera polemica, perché ripeto, basta leggere la lettera, è polemica quella lettera, in cui il presidente onorario si se ne fila. Va. Io ripeto, mi metto nel tifoso del Verbania. Sì, anche perché la Serie D non è l'eccellenza. Quindi la Serie D è molto impegnativa. Cioè, o hai 246 sponsor come ad Arzignano, da 1000 euro, altrimenti non è proprio così semplice. Non so, che giovedì c'è stata una riunione da parte della società e il presidente, prima parlavamo del fatto che Frino abbia dimostrato di avere dei principi, secondo me anche il presidente Elio Del Monaco è una persona molto molto a posto e molto molto rispettabile e rispettata, no? E quindi credo che non farà il passo più lungo della gamba, non lo ha mai fatto in questi 2 anni, e secondo me sta lavorando molto per far chiudere il cerchio e far quadrare i conti e capire con quale budget andrà ad affrontare la Serie D. Da questo punto di vista c'è una garanzia di serietà assoluta da parte della società, ripeto, anche perché io l'ho avuto modo di conoscere in questo anno, è una persona che a me personalmente piace, una persona molto molto corretta e rispettosa anche del lavoro altrui, e nel calcio non è sempre così, però... No, ma anche secondo me la sensazione è proprio quella, nel senso sapere il tesoretto che cosa porta e capire come poi intraprendere le scelte tecniche con quello, quindi per avere la massima garanzia di buona riuscita. Se Verbania vuole vincere il campionato, una telefonatina a Plumbaio deve fare, cosa dici? con grande rispetto. Oggi risparmi anche qualcosa già qua. Con grande rispetto. Con grande rispetto per Verbania, però quest'anno ho altri progetti. Ecco, quali progetti? Vedremo, in futuro dovrei sapere. Allora, vai in una squadra ancora per vincere la Serie D o quel passettino che ho avuto contatti in Serie C, ma stiamo valutando se provare un altro anno in Serie C o un altro anno a provare a vincere ancora in Serie D. Il consiglio di Siena pure andare all'estero, perché questa è vero, ha giocato anche, ha fatto 25 gol ad Ascona lui, quindi non è fatto un anno, è stato il mio trampolino di lancio. Fai come Lanzafame, che è diventato re di Budapest. Tu. Ho avuto anche contatti dall'Inghilterra, ti dico anche questo. Quindi in Finlandia no? No. L'unico posto all'estero per adesso che mi attira un po' è l'Inghilterra. No, perché ho visto che ha una fidanzata finlandese. No, la mia è spagnola. Ah, spagnola? Allora Spagna. È bionda, occhi azzurri, però è spagnola. Perché ho visto che sei andato in Finlandia qualcosa, no? No, ero andato in Svezia. Ah, ecco, vedi che avevo associato a fisionomia. Atleti, puoi andare in Spagna alla società di Rocco Arena, che aveva manifestato un interesse di comprare Messina, vai lì a giocare. No, il consiglio che gli dai? Meglio la Serie D per vincere ancora o la C da comprimare con qualche punto di domanda? Io, fossi lui,
Di per vincere. O Inghilterra. Di per vincere o Inghilterra? Esperienza di vita. Quando fai la scelta? A giorni. Penso che entro 10-15 giorni scegliere. C'è una... Ho un po' di società che... No, dico, l'ago della bilancia pende più dalla serie di per vincere o dalla... Dipende dal progetto sempre. Io sono molto ambizioso, quindi ho anche voglia sempre di mettermi alla prova. Sempre nuovi stimoli, ho bisogno sempre di nuovi stimoli, di non appetirmi. Insomma, si è detto che prima era in Lega Pro e comunque ha visto, grazie a tutti, ma uno zoccolino di esperienza ce l'hai messo. Sei andato in D, dimostrato, adesso forse, no? Dall'aspetto sportivo è il momento di dire, ma forse sono pronto e vado, però poi non è però quello che dico, penso. Rimango in D e provo a vincere ancora, poi una parte di me stesso, io invece voglio provarci ancora. Voglio mettermi alla prova, cioè anche se ho 30 anni dico no, perché? Perché la gente deve dire che io non posso mettermi alla prova in Serie C? È quello allora, che... Chissà che gabbia, la fai anche nell'acqua la gabbia quest'estate. Matteo, la scelta del Baveno ti ha sorpreso o no? Dal punto di vista di affidare la panchina ovviamente a Rino Molle, che ha lavorato bene con le giovanili, ma è la sua prima esperienza, insomma un allenatore che ha lavorato solo con le giovanili a affacciarsi per la prima volta sulla panchina dei grandi in eccellenza, avrà le sue belle gatte da pelare, eh? Rino? Ma allora, sorpreso nel senso no, perché comunque durante l'anno, da una certa, insomma da marzo, ma anche da prima in avanti, c'è stato un po' di volontà di cambiamento, un po' da parte di tutti, perché è chiaro che lì era disegnata una società in un certo modo da tantissimi anni, e forse io parlandone anche con Pissardo, comunque siamo amici, gli ho sempre detto, ma come fai a stare 15 anni in una società a rinnovare sempre gli stimoli? Non è facile. Io anche da giocatore ho sempre un po' girato, no? Perché dopo un po' ti devi la scelta non mi sorprende, perché comunque Rino Molle è Baveno da tantissimi anni, conosce bene l'ambiente e ha voglia evidentemente di fare questa nuova esperienza. Beh, quanti percorsi poi ci sono che nascono da così? Una prima ci deve sempre essere, se vuoi provare. Altrimenti saremo sempre gli stessi da 100 anni. Ma sì, se uno è grande, vaccinato, patentato, conoscenze sia tecniche che anche relazionali, ci si prova e si vede come va, no? Ersid, tu prima vabbè. Un grande bocca al lupo certamente a Rino e al Baveno per il campionato di eccellenza, questo... Dicevi, sei ricomposta a Tria, da Omegna invece, non so, tu ridevi. Io seguo sempre comunque il calcio perché nelle nostre zone, perché comunque ci ho giocato tanti anni, quindi ho letto che una settimana fa o 3 o 4 giorni fa si è ricomposta la triade con il Presp Bellosta, con Zanni e il Tabo, quindi sono contento perché io quell'anno lì a Omegna ho fatto bene, hanno fatto una grande stagione, una delle migliori. Può essere, insomma, prima dicevamo, vincere è difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Paradossalmente lo è ancora di più quando ritorni, no? in una piazza a distanza di qualche anno. No? Si dice sempre che nel calcio la minestra riscaldata, io da Juventino la minestra riscaldata per esempio con Lippi l'ho mangiata volentieri. È mancata la ciliegina, perché ma lì manca sempre, esatto. Purtroppo di alzare quella con le grandi orecchie, ormai ho perso le speranze. No, sicuramente le aspettative magari sono alte, perché hanno vinto un campionato di promozione e li hanno portati in eccellenza, quindi magari la gente si aspetta che facciano un'altra stagione del genere, però sappiamo bene che nel calcio in tutte le categorie vincere non è mai facile. Ma l'unica cosa che posso dire è fargli un grande in bocca al lupo. Anche perché l'anno prossimo in promozione ci sarà la Juve Domo, con Morellini in panchina, che ha confermato giocatori importanti come Bini, come Agliata, come Gualandi, riporterà a casa Lenzi il 2000 del Verbagna, ha ripreso a guidare la difesa, poi magari chissà che non venga anche utilizzato in altre zone del campo, Michael Nino dal Vogogna, insomma, credo che il fatto di voler puntare sull'ossolanità porterà a Juve Domo ad avere dei risultati importanti, no? Questa è la mia sensazione nella prossima stagione. Ci sarà il Cossato che ha preso Thomas Forzatti, insomma sarà un bel campionato di promozione, Matteo. Sì, immagino di sì, rientra la Rona anche della nostra zona, l'Omegna, penso che ha riconfermato ovviamente e rimane competitivissimo, scontato. L'Omegna penso che sarà ancora competitivo, un bel campionato sicuramente, ma la territorialità
che l'appartenenza crea sicuramente valore dentro al campo, dentro a uno spogliatoio, dentro una società. Poi, come è sempre stato, il giocatore, quello che ti manca, magari anche a un certo punto della stagione o anche dall'inizio, puoi cercare una risorsa esterna, no? Poi è chiaro che se ci sono 10 squadre su 20.000 abitanti, tu non puoi pensare che 10 squadre di promozione fanno 20 ragazzi di lì tutte. Però fin dove si può, credo che sono d'accordo con quello che hai detto, la Juve Domo. Ersi ci ha detto quello che farà. Cosa farai tu? Ma io niente di scritto, stiamo chiacchierando, qualcosa farò. Con società di... No, con società molto vicine logisticamente, come puoi immaginare. Un segreto. Ma intanto io ho una società proprio fuori di casa, quindi no, società nel senso il gruppo di Fondo Toce che mi dà da fare, e potrebbe essere anche che non faccio nulla, e come è già successo, poi ho i miei ragazzi che giocano, posso seguire un po' di più loro. Puoi correre, no? Perché posso allora, correre. Ti faccio chiudere dicendo quali sono i tuoi due appuntamenti importanti che organizzate. Due appuntamenti importanti sono le due corse, ho anche le locandine sotto il tavolo di Fondo Toce, le due corse di Fondo Toce che saranno mercoledì 5 giugno, mercoledì 5 giugno e venerdì 7 giugno. Quella di mercoledì è una corsa in piano che è una gamba d'oro, e quella del 7 di giugno invece quella proprio nostra di Fondo Toce, la Motta Santa Cross Race, che siamo alla edizione 2019. Posso della gabbia viene a fare sta corsa, no? Sì, venite tutti, anche tu Daniele, magari non quella in salita. Ascoltami, sei fuori 5 fuori. Giugno abbiamo la diretta, mi sembra, quindi ecco, perché domani c'è una diretta importante e mi gioco la stagione, no? A Milano, quindi però 5 giugno, no, 7. Cioè, vabbè, adesso una delle due magari va bene. Con la stampella, col rimorchio. Luca Zirotti viene sempre. Per forza. Io ringrazio Matteo, grazie Matteo. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Bomber, mi raccomando messaggino prima della firma. Perché grazie a te Daniele, grazie buonasera a tutti i telespettatori. Bravo, grande Erside, ripeto, per chi gioca a calcio questo è un ragazzo che va preso ad esempio per la costanza, la passione, la tenacia in tutto quello che fa, ma non perché è qua, ma ho sempre avuto una grandissima stima, e anche per la disponibilità, perché ogni volta che lo chiamiamo è sempre disponibile. E non è che ci fa un favore, no? Tanti... No, ma io sai che... No, però il 94% dei tuoi colleghi sembra sempre che ci facciano un favore a rispondere al telefono, a fare un'intervista che sia in televisione, sul giornale, su una radio. Non è che ci facciano un favore, a me non frega niente, il favore lo fanno loro stessi, non a noi. Quindi... Ma sai che a me fa grande piacere venire qua da te. Mercerale. Grazie delle belle parole. Grande Ersid, Dilettanti per Dire, torna lunedì prossimo alle 20.35, vi ricordo ovviamente mercoledì 12 giugno, l'appuntamento, anzi 19, mercoledì prossimo sei qui. Può darsi di sì. Ecco perché qua, o Inghilterra, non si sa. Vabbè, sei qui, Matteo ovviamente te lo devi segnare, 19.30 al giardinetto, la cena con le premiazioni del calcio, e speriamo avere... anche te se non hai firmato per qualche... se non sei via per firmare da qualche parte. Ci vediamo lunedì prossimo.